Ciao a tutti amici di Cucina con Luca e ben ritrovati con me. Sono andato a pescare ieri e guardate cosa ho preso, un po' di pesce misto. No, in teoria sono andato in pescheria e allora guardate un po' di pesce per zuppa, no? Quindi c'ho un bel calamaro, una seppia, una gallinella, qualche triglia, ma vedremo tra poco. E quindi una bella zuppetta di pesce semplicissima ma davvero molto buona. Ovviamente zuppa di pesce, due cozze non gliele vogliamo mettere. Ecco, prendetene di più di cozze, perché oltre alla zuppa di pesce, magari se ne prendete il doppio di quello che vi servono, vi fate anche una bella impipata di cozze, piuttosto che una spaghettata con le cozze, e in più dopo c'è anche la zuppa. Ora andiamo a vedere come ho pulito il pesce, quale tipo di pesce ho scelto, che a volte non è tanto la scelta, ma quello che troviamo in pescheria. Se non volete pulire il pesce come vi farò vedere io dopo, chiedete semplicemente in pescheria di farlo ecco per voi, no? In modo da risparmiare tempo e anche perché non è proprio un lavoro molto divertente. Andiamo a vedere gli ingredienti. Io ho acquistato una gallinella, eccola qua, guardate, io ho fatto un taglietto qua sotto la pancia e praticamente l'ho inviscerata. Ovviamente questo lavoro potete farlo fare in pescheria. Stessa cosa per le triglie, vedete, col dito, tipo come si fa con le sardine, perché queste sono triglie piccoline, quindi ho eviscerato anche loro. Guardate, saranno 4-5 triglie, una gallinella, una seppia che ho preso già pulito, ho sciacquato molto bene, l'unica cosa ho tolto il suo becco qua. Poi le panocchie o canocchie, l'ho sciacquate molto bene, ho tolto le zampette e gli occhi. Dopo andiamo a vedere come ho fatto. Naturalmente sono davvero un pesce che si presta in umido, quindi proprio per una zuppa. Sono buone proprio da succhiarle tutte dopo. Delle code di gamberi che ho già pulito, ho tolto il loro intestino. Dopo vediamo anche qua come. Oppure come nel mio caso 5 o 6 code di mazzancolle. Guardate, scegliete voi, è semplicemente quello che trovate. E quindi in pescheria mi sono fatto dare 4-5 triglie, scegliete voi 6-7 panocchie, canocchie o come le vogliamo chiamare, delle code di manzancoglio, gamberi, una seppiolona, un calamaro, una gallinella, insomma scegliete pure quello che c'è di fresco e magari quello che appunto è meglio per la zuppa, quindi pesce povero come la gallinella, le triglie, le panocchie e poi magari qualche mollusco tipo un calamaro, una seppia per dare corpo. Cozze fresche che ho già pulito, eccole qua. Per la salsa dei pomodorini freschi che ho già tagliato a metà dopo averli lavati, belli maturi, un bel ciuffetto di basilico qua e ancora dei pomodorini ma stavolta in conserva, scegliete magari quelle di qualità in modo che con questi due pomodorini freschi e pomodorini scatola avremo una salsa davvero molto delicata e buonissima. Per questa ricetta di zuppa di pesce io uso solo dell'aglietto, ma insomma va bene anche dello scalogno e della cipolla se vi piace, ma io direi che l'aglio ci dà una spinta in più. E un'altra spinta ce la dà del peperoncino secco, ma ovviamente è meglio ancora quello fresco, Poi prezzemolo fresco. Allora userò sempre questa padella che poi magari pulisco con un panno di volta in volta, quindi accendo e vado giù con
un cucchiaio di olio. Prima cosa aprirò le cozze, naturalmente con uno spicchio di aglio. Io in questa ricetta non userò vino bianco né nelle cozze e né neanche nella zuppa dopo, poiché c'ho il pomodoro e come sapete il pomodoro è acidino e quindi mi basta quell'acidità là. Vino bianco non ne uso, così sentirò ancora più il sapore del pesce. Cozze. Una volta miscelate, un po' d'acqua, coperchio, e le facciamo schiudere. Serviranno circa 2-3 minuti. Dopo le vado a colare e mi vado a filtrare il loro liquido di cottura che ci servirà per la zuppa. Quindi non buttiamolo assolutamente. Le cozze le lascio qua in un colapasta, in un filtrino, insomma, a farle raffreddare. Poi le sguscerò, metterò solamente qualcuna come decorazione. Da questa parte il liquido che avevano creato, eccolo qua, che è davvero molto saporito, sono andato a filtrarlo con un colino a maglia fine due volte e me lo tengo da parte. Di nuovo la nostra pentola, guardate che non l'ho pulita, io ho passato solo un panno perché comunque è tutto sapore che rimane. Quindi un altro cucchiaio di olio qua. Poi ancora mezzo o uno spicchio d'aglio qua dentro nel soffritto, peperoncino, eccolo qua, e faccio partire ancora questo soffrittino qua. Questa volta fiamma media-bassa, quindi non alta. Vado giù con i pomodorini freschi, tagliati a metà e già lavati, e li lascio rosolare e appassire col coperchio per circa 5 minuti. Dopo vado ad aggiungere quelli in scatola. Naturalmente vado a mettere un po' di sale prima di chiudere e qualche fogliolina di basilico qua spezzettata a mano. Chiudo 5 minuti, poi aggiungo i pomodorini in scatola e alla fine passerò tutto con un passaverdure. Dopo inizio a tirare fuori un po' di sughetto, guardate qua, e andiamo dentro con i pomodorini in scatola. Un goccino d'acqua qua sempre per sciacquare i residui di pomodoro, una bella mischiatina tutta assieme e ancora del basilico, ancora un pizzichino di sale, ma davvero poco perché abbiamo l'acqua delle cozze e tutto il pesce dopo che è davvero molto sapido. Ora fiamma bassa un quarto d'ora, coperto, e poi andrò a passare il tutto. E mentre la salsa di pomodoro cuoce vado a sfilettare le triglie e la gallinella, quindi qua taglio con la forbice. Tagliamo con la forbice anche qua sotto le spine, alzandole piano piano in modo che non ci danno fastidio. Alziamo qua dentro e tagliamo anche questa, così riusciamo ad appoggiarci con le mani e non ci facciamo male. E stacco di netto la testa, che per un brodo è eccezionale. Il corpo sta in piedi in questa maniera qua, diciamo triangolarmente, e quindi a posto di sdraiarlo così come gli altri pesci, andiamo qua a filo lisca e andiamo a staccare il filetto con un coltello da questa parte qua, seguendo la lisca fino in fondo e continuando a seguirla con la punta del coltello andiamo a staccare i due filetti. Ora ho appoggio, quindi vado in questa maniera qua, tenendo qua, a staccare il secondo filetto, eccolo qua. Ora eliminiamo le spine della pancia che sono qua praticamente, no? Quindi andiamo sempre con il nostro coltello a togliere questo pezzetto qua. Eccolo qua. E lo teniamo insieme al corpo. Invece, come vi dicevo, con la testa si può fare un ottimo brodo, ma non la userò questa volta. Userò solo queste che metterò insieme al pomodoro tra poco.
E mentre la salsa di pomodoro continua ad andare coperta, gli vado a mettere anche le lische qua, questo pezzo intero qua della galinella e i due pezzettini della pancia che ho sfilettato, in modo da dare già sapore nella salsa. Mi sono rimaste le spine qua centrali, quindi le vado a sentire col dito e man mano le vado a togliere con una pinzetta. Sono tutte qua in centro. Eccole qua. Le vado a togliere tutte qua. Dopodiché la galinella è pronta. Le triglie invece, guardate, sono piccoline. Quindi semplicemente gli taglio la testa. Tagliata la testa di netto, le apro qua, proprio come si fa con le alici, perché sono proprio piccole. Si aprono anche loro a libro, diciamo, col dito. E con delicatezza andiamo a deliscarle, così, proprio come si fa con una sardina, un'alice piccola, no? Ecco qua. E quindi questa qua è la parte buona, senza spine anche lei. Ora passiamo alla seppia già pulita. Divido il ciuffetto sotto dal corpo e questo magari lo taglio in due o tre pezzettini, ecco qua. Il corpo semplicemente come vogliamo, io magari lo faccio a listarelle così, circa di un centimetro. Il calamaro, magari facciamo questi due tentacolini qua e volendo il ciuffetto, se è un po' grande lo facciamo in due, se no possiamo lasciarlo anche intero. Il corpo, vabbè, si presta ad anelli, però anche a striscioline, come voi preferite, guardate. Possiamo dargli anche forme diverse. Io lo farei ad anelli. Allora, la salsa è pronta. Ho tolto, guardate, la parte centrale della lisca e gli scarti della galinella. Questi dopo ce li mangiamo noi in privato, ok? Li succhiamo che saranno deliziosi. Invece, eccoli qua. La salsa di pomodoro, come vedete, sia fresco che in scatola, sono cotti dopo circa un quarto d'ora. Ora li vado a passare col passaverdure qua, in modo da ottenere una salsa davvero profumatissima, liscia e omogenea. E ora che ho finalmente tutto pronto, ovvero il pesce pulito e tagliato, la salsa pronta, non mi resta che montare nella padella, in base ai tempi di cottura, i propri pesci. Parto con le seppie. E allora, nella stessa padella dove è rimasto il sapore che ho cotto il pomodoro, vedete, non va assolutamente sciacquata. Un po' d'olio, fiamma bassa. Iniziamo con le seppie, che è il pesce più coriaceo, quindi ha bisogno di più cottura. Inizio a farlo rosolare per, direi, un 5 minuti buoni, E dopo appunto 4-5 minuti dentro con i calamari tagliati e faccio soffriggere ancora per un paio di minuti. Nel frattempo si stanno insaporendo, anche grazie al pomodoro rimasto nella pentola che ho cotto prima, quindi è tutto sapore che davvero si va a miscelare insieme. Dopo altri 2 minuti che ho aggiunto i calamari vado dentro con il nostro pomodoro. Niente sale qua, abbiamo già la salsa salata e anche tutto il pesce è già sapido e saporito di suo, quindi si assaggia solo alla fine adesso e se occorre alla fine aggiungiamo un po' di sale fino. Una bella rimestata e facciamo cuocere un 20-25 minuti solo con questi tipi di pesci qua. Prima della cottura di 25 minuti che vi ho detto poco fa, aggiungiamo anche il liquido delle cozze, importantissimo per questa ricetta. Ora a fiamma bassa e cuociamo per 20-25 minuti, Anche il liquido delle cozze vi ricordo che è molto salato, quindi non mettiamo più sale fino ad assaggiarlo verso la fine, solo allora
potremmo regolare casomai di sale, eventualmente di pepe, quello che ci piace. Via! Beh, più o meno 20 minuti, fuoco bassissimo, proprio deve sobbollire. Vado dentro con le canocchie o panocchie, queste qua da succhiare nel sugo davvero sono eccezionali, ma proprio golosissime. Quindi magari mettetene anche qualcuna in più, perché davvero sono proprio divertenti da succhiare. Aggiunte le canocchie o cicale di mare, chiudiamo ancora per 5 minuti. Dopo 5 minuti che ho aggiunto le cicale di mare, vado ad assaggiare adesso. E quindi metto regolo di sale, appunto. Ecco qua. Aggiungo anche un po' di prezzemolo e un po' lo metto alla fine, che ho tritato nel frattempo. Perché faccio questo? Perché adesso riesco a girarlo, visto che i pesci non sono delicati. E invece se lo facevo alla fine con gli altri pesci, naturalmente li sarei andato a disfare, no? Ecco perché vado a correggere di sale e prezzemolo, do una giratina prima di aggiungere gli altri pesci che invece sono molto più delicati. Dopodiché non la girerò più. È ora di aggiungere i filetti di gallinella, tutto il resto del pesce, un po' qua e un po' là, i filetti di triglia, anche questi mettiamoli in modo misto, no? Le code di manzancolla, ma vanno bene anche quelle di gambero oppure degli scampetti, eccoli qua. Avevo sgusciato qualche cozza e quindi la vado a mettere anche loro un po' qua e un po' là. Qualcuna invece la metto tra poco, che l'ho lasciata col guscio, perché è bello assolutamente vedere il guscio delle cozze alla fine in una bella zuppa. E scuotiamo un po' così a coprire e sia le code di manzancolle o gamberi che le triglie, che la gallinella. E le cozze ovviamente sono già aperte, quindi sono già pronte, eccole qua, quelle col guscio. Davvero in 5 minuti sono prontissime, quindi facciamo andare coperto ancora 5 minuti. Ma guardate che meraviglia! Un pochino di prezzemolo ancora, che fa sempre festa in queste ricette qua. Io ho messo del peperoncino, ma se volete alla fine, perché no, un po' di pepe qua sopra, e direi che una cena pazzesca in un'occasione davvero unica. Provatela per credere. Ed eccola qua la mia zuppa di pesce. Che profumo eccezionale, guarda, non potete capire. Provatela a farlo invece, è davvero semplice, con delle fette tostate. Io direi che siamo davvero a postissimo. Quindi io che cosa faccio? Vado ad assaggiarmi una cozza. Mamma mia, questo sì che è mangiare davvero. Ragazzi, ciao!